Eccoci qua, buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Prima di tutto, giovedì 12 giugno 2014, puntata come sempre all'insegna di a Ruota Libera con Gustavo Bruno. Finalmente la parcondicio condicio è terminata, finalmente sono stati eletti i sindaci il presidente della regione e finalmente potremo parlare liberamente, senza, come si dice, ostacoli. Quindi inviate subito sin da adesso i vostri sms al numero che vedete in sovrimpressione e ci vediamo dopo con Gustavo. Stavo Bruno, adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi oppure naturalmente torniamo con la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo, al mattino poco nuvoloso sulle aree collinare e montane, sereno sulle aree litorane, nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici, poco nuvoloso sui settori orientali. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi, sereno sulle zone adriatiche, temperature stazionarie, massime comprese tra 28 e 31 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 27 e 30 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli settentrionali, mare quasi calmo o poco mosso. In provincia di Teramo, soleggiato al mattino con addensamenti in intensificazione lungo la dorsale appenninica. Nel pomeriggio nubi sui settori interni dove in prossimità della dorsale appenninica saranno possibili rovesci sparsi. Più soleggiata altrove, tra sera e notte ampi rasserenamenti, temperature oltre le medie stagionali, massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 30 e 33 gradi sulle coste, venti deboli settentrionali, mare quasi calmo. Eccoci pronti per la rassegna stampa, cominciamo con il quotidiano, il centro in prima pagina. Blackout, inchiesta dell'ASL. bloccate le sale operatorie di Giulianova, caccia ai colpevoli. E poi una fotonotizia, gatti, idee per bruchi, codice etico e valutazione degli assessori. Dunque Teramo dopo il voto, mondiale tra scioperi e rivolte, oggi il fischio d'inizio, niente discorsi. E poi Brasile, Croazia, si parla dunque dei mondiali che non conoscono chiaramente una eh, precisa collocazione territoriale perché riguardano un po' tutta l'Italia chiaramente nelle cronache proclamati finalmente gli eletti cresce il peso del PD e poi ieri l'ultima seduta del Consiglio provinciale cara cala il sipario dunque sul Consiglio provinciale commercianti contro l'isola pedonale a Martinsicuro ma andiamo alla seconda pagina del quotidiano il Centro -evento. Vediamo in queste due pagine tutta la. Formazione del nuovo consiglio regionale. Finalmente gli eletti, l'età media è 44 anni, solo due donne su 31. Il PD strappa l'undicesimo consigliere a Regione Facile, i grillini guadagnano un seggio, sono sei. Ecco tutti i profili. Chiaramente non li andremo a leggere, ma quantomeno vi posso indicare quali sono i nomi. Allora, cominciamo con Silvio Paolucci, Camillo D'Alessandro, Marinella Sclocco, Dino Pepe. Sandro Mariani, Luciano Monticelli, Donato Di Matteo, Alberto Balducci, Pierpaolo Pietrucci e poi Giuseppe Di Pangrazio. Sono tutti del Partito Democratico, quelli elencati sino ad adesso. E poi Donato Di Matteo l'abbiamo detto, Lorenzo Berardinetti, Antonio Innaurato, Mario Olivieri, Andrea Gerosolimo. Lucrezio Paolini, Mario Mazzocca, Maurizio Di Nicola, Paolo Gatti, Lorenzo Sospiri, Mauro Febbo, Emilio Iampieri, Gianni Chiodi, Giorgio D'Ignazio, Mauro Di Dalmazio, Gianluca Ranieri, Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Leandro Bracco. Riccardo Mercante, questi dunque i consiglieri per l'appunto eh, nominati da, eh, dai, dai nostri... Eh, Corregionali. Andiamo avanti nella seconda pagina. Si eh, legge: Giunta cresce il peso del PD. In difficoltà le liste minori. Difficile per i quattro gruppi composti da un solo consigliere pretendere un posto nell'esecutivo e garantire la funzionalità del consiglio. Lo vediamo in questo specchietto: appunto, come viene fuori il nuovo consiglio regionale. E appunto i partiti rappresentati: il rosso, eh, PD con 11 rappresentanti. Poi SEL 1, 1 Regione Facile, 2 Abruzzo Civico, 1 Centro Democratico e 1 Consigliere per l'Italia dei Valori, 5 di Forza Italia, 1 per il Nuovo Centrodestra, 1 per Abruzzo Futuro e 6 del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, si parla di mondiali, parte il mondiale tra scioperi e rivolte, lo ricordiamo l'Italia giocherà sabato a mezzanotte, ma andiamo avanti, arriviamo alle pagine dedicate all'Abruzzo appena appunto, sarà possibile. Andiamo dunque a vedere qual è l'apertura che il quotidiano Il Centro dedica all'Abruzzo, eccola qui, allora Medoil cambia padrone, un attimo che la pagina si carica, questa mattina c'è qualche difficoltà nel caricamento delle pagine, ma non ci sono problemi, non abbiamo fretta. Solo qualche istante. Medoil cambia padrone ma non molla su ombrina. Confermata la vendita agli inglesi di rock hopper, attivi nel mar del eh, Frakland e si cercano nuovi giacimenti in Adriatico davanti al Montenegro e alla Croazia. Dunque la battaglia per il petrolio nel mar d'Abruzzo. Parco nazionale Orso Morto, il WWF chiede la sospensione del pascolo e ancora per quanto riguarda l'export l'Abruzzo cresce del 5,4% nel primo trimestre dell'anno. Ancora Silvio Di Lorenzo nel CDA della Banca d'Italia L'Aquila e andiamo invece avanti nella seconda pagina dedicata all'Abruzzo dopo la guida facile del centro che dà tanti consigli utili ai lettori soprattutto per quanto riguarda le vicende relative ai condomini, ma non solo. Siamo alla pagina di Teramo, il caso di Giulia Nova, Le responsabilità da accertare. Blackout in ospedale, scatta l'indagine. Il manager dispone un'inchiesta interna sul disservizio che ha bloccato sale operatorie, radiologia e laboratori. Ad Arsita, disabile continua la battaglia per avere la carrozzina nuova. Oggi riapre il bar dell'ospedale. Cambio di gestione al Mazzini dopo 12 giorni di chiusura per il subentro della nuova ditta di Sora, quindi una buona notizia per coloro che Frequentano in qualche modo il Mazzini a Teramo. Lesionata una statua della cattedrale crepa nell'Arcangelo Gabriele attribuito a Nicola da Guardia Grele, allarme di cordoni e schillaci. Potete vedere nella foto appunto la crepa ben visibile. Avrete anche seguito il nostro servizio nel. Telegiornale della giornata di ieri. Andiamo avanti, si torna a parlare del dopovoto, parla adesso Paolo Gatti. Brucchi ringiovanisca la giunta ed Alfonso rispetti Teramo. Il leader di Futuro In non nasconde il ruolo dominante della sua componente nel Brucchi BIS, chiede un cambio di passo nell'amministrazione per gli assessori, codice etico e verifiche semestrali. Il caso Team è in forse La nomina di un presidente politico. Brocchi chiede un parere all'Avvocatura sul decreto che taglia i CDA e impone dipendenti pubblici. Dopo la proclamazione degli eletti, grazie all'accordone, seggio in bilico. Così sostiene il ministero che dà un posto in più a futuro in. Ancora per quanto riguarda la pagina dedicata. Alla politica, calato il sipario sul Consiglio provinciale. Da ieri tutti i componenti sono decaduti. Le funzioni dell'Assemblea verranno svolte dal presidente fino a dicembre. Intanto raggiuntava avanti Vagnoni, nuovo assessore ai lavori pubblici, dopo le dimissioni di Romandini. Fiaccolata e calceto in memoria di Leonardo. Stasera con le parco la sfilata di amici e conoscenti che chiedono giustizia per il ragazzo morto in un'auto bruciata nel 2007. Da domani il torneo. Sabato c'è poco cibo per i poveri, parte la colletta alimentare. Servizio estivo da oggi Bus dell'Arpa per le località balneari. Omaggio ai martiri del 13 giugno, domani cerimonia per i teramani uccisi dai nazifascisti nel 1944. Il calcio teramano premia il grande bomber Boninsegna il 21 giugno al Museo Savini. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, sala polifunzionale dedicata alla poetessa Cristina da Pizzano. Domani la cerimonia di intitolazione. Il nome è stato scelto dagli studenti della quinta A del liceo scientifico Einstein. Intanto, altri 30 immigrati ospitati nel Teramano e guerra di gavettoni in piazza: c'è chi chi chiama i carabinieri. Nell'ultimo giorno di scuola, come è noto, si festeggia e spesso appunto sono i gavettoni ad avere un ruolo da protagonisti, ma forse non tutti hanno gradito. Ginnastica ritmica, otto titoli per le ragazze teramane del CSI. Le vediamo nelle foto. La coppia Bianconi-Micucci in questo caso e poi. A sinistra Ludovica Pompili, sotto da sinistra Silvia Monaldi e Martina Dogana. Sono appunto le ragazze che hanno ottenuto eh, un, veramente un grandissimo successo nei campionati nazionali del CSI. Sono tutte ragazze appunto eh, della Cam Teramo. Memorial Cicconi, il teramo calcio trionfa sul San Nicolò e poi ancora per quanto riguarda lo sport, concorso ipico premio a D'Andrea. Proseguiamo con... Adesso una notizia che ci porta a Martin Sicuro, isola pedonale integrale, i negozianti si oppongono. Martin Sicuro l'amministrazione ha deciso di chiudere al traffico giorno e notte la parte centrale del lungomare, ignorando i suggerimenti dei commercianti. Dunque torna a questa isola pedonale che in realtà ogni estate fa discutere. Tortoreto spacca i vetri a 10 auto giovani denunciato. Ancora? Casse vuote, ma la colonia è salva. Siamo a Sant'Omero, il sindaco. La situazione finanziaria è fortemente compromessa, dice Andrea Luzzi. Ancora. Andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono le altre notizie. Adesso ci troviamo a Giulianova, anche Cameli in corsa per il posto di vice sindaco. Filipponi potrebbe assumere l'incarico di presidente del Consiglio Comunale. Questa mattina in municipio il giuramento del sindaco Mastro Mauro. Confermati solo cartone e ragni, maggioranza tanti voti in consiglio. Valigetta svagiligiata in pieno giorno, case di Trento, torna l'allarme furti, un'anziana caccia un ladro dal giardino. La sicurezza in mare spiegata agli studenti del Crocetti, manifestazione di Lega Navale, Guardia Costiera e Croce Rossa. Silvi sulla giunta di Comignani. Togliamo questo inserto pubblicitario. Lo spettro delle casse vuote. Rocchio, il braccio destro del nuovo sindaco, rivela troviamo una completa assenza di liquidità e un deficit di oltre un milione. Dovremmo eliminare una serie di spese e far fruttare di più la farmacia. Pineto, i vongolari, su Verrocchio e Dorazio ci affamano. Poi rolli, oggi sciopero, i presidio, i cancelli, i lavoratori non vogliono il contratto agricolo. Monticelli e il PD dicono la politica deve intervenire. Diamo uno sguardo anche alle altre province, partendo da quella di Pescara, tasse sulla casa, caos e ingiustizia. Il 16 giugno, la prossima scadenza, i commercialisti rivolta, cittadini costretti a conoscere gli importi all'ultimo momento e la tassa non garantisce equità. Poste, semaforo dinamico per ridurre l'attesa, iniziativa degli 80 uffici del Pescarese, successo dello strumento che indica ai clienti i giorni e gli orari di minore affluenza. In moto contro l'autobus muore a 30 anni, schianto in corso vittorio, perde la vita un giovane di Cepagatti, ferita la ragazza che era con lui. All'Aquila adesso, fitti, e udienze e utenze non pagati, ora partono gli sfratti, progetto case, mappe, fondi immobiliari, il Comune annuncia il giro di vite. L'assessore De Santis, morosità intollerabile, un danno per le casse municipali, bollette salate, colpa delle ditte che hanno fatto le palazzine. Andiamo a Chieti. Zingariello minacciata anche di morte. Denuncia i misteriosi persecutori spuntati dopo lo scandalo De Fanis. La procura ha in mano i tabulati delle telefonate. Casa di riposo in città e caccia agli untori. Effetto inchiesta. Un sindacalista accusa la gente ferma e offende per strada i dipendenti dell'IPAB. E poi Villa Pini. De Nicola si gioca l'ultimo asso. L'imprenditore che perse non si arrende a chiedere un maxi risarcimento. Il verdetto a dicembre. Andiamo a Lanciano, ogni anno 600 malati, ma qui creiamo umanità. L'oncologia del Renzetti, presentate nuove opere d'arte degli studenti del Palizio all'ingresso del reparto, il primario Nuzzo, oltre alle cure importanti, abbiamo bisogno anche di bellezza. E poi traffico limitato nel centro storico a Lanciano, ZTL in due quartieri, si parte a fine mese, dubbi sui parcheggi. Andiamo avanti, ecco le pagine della cultura, storie dei migranti verso l'utopia, girato in India, dei Good Life, esordio di Ammaniti alla regia, il Teramano Saverioni firma la fotografia. Ancora tra le varie iniziative mostra a Chieti, legno, ferro, pietra, spoltore, il cuore, motore di tutto. Concerto di solidarietà a Pescara, serata con i feedback di Wolf, il frate che suonò con i Deep Purple. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere un altro evento, Pescara all'estate con la Scucimarra e Conduccio, Pise dialettali e blues per le serate al parco, quindi l'estate di musica e teatro ai gesuiti. Ci spostiamo adesso alle pagine sportive, andiamo a vedere quali sono le notizie che ci riguardano da vicino dopo quest'ampio inserto che riguarda i mondiali. Arriviamo adesso appunto alla Serie B. Pescara, Drago è fuori, il Crotone non lo molla, i calabresi non vogliono farsi sfuggire l'allenatore. Pronto il rinnovo di contratto, il DS Pavone aspetta Zeman al Barco ma oggi dovrebbe contattare Baroni. E poi il Derby c'è Sena, c'è contenta del pari, Modena fuori Romagnoli in finale e poi fuochi d'artificio tra Latina e Bari. Proseguiamo con il centro, vediamo altre notizie di sport. Vediamo subito appena la pagina ce lo consentirà. Come sempre sottolineiamo la tecnologia a volte lascia un po' perplessi, ma insomma, dobbiamo avere un po' di pazienza. A quanto pare, insomma, lo sport finisce qui. Allora, andiamo a vedere cosa ci propone il quotidiano Il Messaggero. Uno sguardo alla prima pagina dedicata all'Abruzzo. Emiciclo, ecco gli eletti. Il PD prende l'undicesimo seggio ed danni di regione. Facile e schiaccia gli alleati. In consiglio entra Innaurato, fuori Monaco, proclamazione anche per D'Alfonso e poi Teramo. Brocchi a dare più spazio al gruppo di Gatti. Giunta. A Pescara, quasi monocolore per i Democrat di Matteo Ora. Spera a Pescara, tragico schianto in pieno centro, moto contro bus, muore un giovane. Un momento dei soccorsi dopo lo schianto in Piazza Duca d'Aosta a Pescara in questa fotografia. WWF, orso morto, si sospenda il pascolo. Andiamo avanti, andiamo ad approfondire queste ed altre notizie con il quotidiano il centro ecco qui consiglio regionale con sorpresa il PD conquista 11 seggi nella circoscrizione di Chieti entra inaugurato ai danni di regione facile la corte d'appello ha proclamato gli eletti tra il decimo e il ventesimo giorno la prima assemblea li abbiamo nominati poc'anzi appunto tutti i consiglieri eletti sia per quanto riguarda il centro sinistra che per il centro destra D'Alfonso da ufficialmente insediato e già all'opera. Monogruppo sono troppi più assessorati per i democrat, il presidente prepara la squadra di governo e spunta una possibilità per Di Matteo. L'Aquila, nuova casa dello studente, Carducci ed Ex Itas, ci siamo. La zona è certa, si punta su Viale Duca degli Abruzzi, l'Ascario punta ora al bando internazionale. Milano, zero passeggeri, niente voli per due giorni, incontro urgente età, tra Xpress e TwinJet, quale futuro ci si domanda. Andiamo avanti, rugby così amato e così dimenticato, si parla di un grande sponsor per il ritorno in eccellenza. E poi andiamo ad Avezzano, più controlla la stazione, posto di polizia in ospedale, nuovo dirigente Gianna Caro, giro di vite per la sicurezza in città. Proseguiamo dopo un inserto dedicato ai mondiali, pescare, rebus della giunta, deleghe pesanti per Marchegiani, Blassioli e Teodoro. Camere di commercio, via alla Maxi, Riforma. Testa, l'amaro ritorno in provincia, il 25 si chiude dopo la sconfitta elettorale la fase del tramonto dell'ente. Attendiamo istruzioni da Roma, situazione confusa. Leon, l'allenatore in lacrime, è morto un campione. Oggi sarà interrogato il giovane al volante della macchina Killer. E poi il concorso, promossi in risparmio gli alunni di due scuole. Oltre 70 alunni ricevono il volume di poste italiane. Moto si schianta contro bus, un giovane resta ucciso, tragedia in piazza Duca d'Aosta intorno alle 21.15. Maragno studia i conti, De Martinis guida il toto Assessori, per la Giunta sicuri anche Cilli, Tocco e De Vincentis, il dopovoto a Montesilvano. E poi i giorni delle tasse, Imo e Tassi, comuni pronti per i pagamenti. Andiamo a Chieti, Villapini, una causa che vale 34 milioni, De Cryptis muta tattica, non vuole più la clinica ma un super risarcimento. Il Palazzo. Il Mondiale nel pallone a Palazzo De Maio, attrezzi e indumenti delle sfide in Uruguay, visitabile fino al 13 luglio. E poi l'inchiesta, Zingariello denuncia minacce e insulti dopo l'inchiesta che l'ha vista protagonista. Avasto, Saider, operai contro i sindacati, la mobilità sia per tutti. Trovato nelle acque del Gargano il corpo del docente scomparso, potrebbe essersi suicidato Giovanni Micozzi, 58 anni, residente a Filetto, ex insegnante di greco nei licei classici di Ortona e Lanciano. Ed eccoci adesso alla pagina di Teramo. L'apertura è dedicata alla Tercas. Indagati anche i nuovi padroni. L'accusa è vertice di usura bancaria continuata e aggravata. E poi, dopo elezioni, si ridisegna il Consiglio Comunale: sette posti a futuro in provincia. Ultimo atto: poteri al presidente, servizio antincendio. ASL: 4 finiscono nei guai. La ditta subentrò con affidamento diretto senza la gara d'appalto. Rompe a calci gli specchietti delle auto parcheggiate e di una decina di auto, pensate. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato per danneggiamento aggravato. Nella seconda pagina del Messaggero siamo a Giulianova. Mastro Mauro giura in giunta avrà due donne. La nuova legge prevede che la rappresentanza sia del 40%. Il sindaco terrà per sé l'urbanistica e per le finanze pensa sempre a Loris Vanni. Balneazione, bene i prelievi non fatti dall'ARTA ad Alba Adriatica. Mentre si attende forse oggi stesso l'esito delle analisi dell'ultimo prelievo delle acque marine albenzi da parte dell'ARPA, dell le uniche che possono stabilire in via ufficiale se il mare è balneabile o no, gli operatori turistici aderenti alle associazioni Alba Tour, Costa dei Parchi, Federalberghi e così via, hanno affidato altri accertamenti a laboratori privati certificati e sempre a Giulianova, a Laurenzi chiederemo le dimissioni di Brucchi eh, dopo l'intervento del consigliere di Forza Italia il Nuovo Centrodestra Laura Ciafardoni che ha attaccato l'avvocato Fabrizio Retco per aver rifiutato sin dall'inizio qualunque forma di accordo. Ieri, appunto, arriva Laurenzi, uno dei più attivi della lista Giulianova per Retco, che attacca la Ciafardoni e poi anche Brucchi quale eh, coordinatore provinciale del partito turismo in funzione l'ufficio di informazione l'ex sindaco Monti si congede elencando le opere varate a Tortoreto e ancora a Giulianova nessuna ripetizione di analisi il mare è in buone condizioni dunque differentemente da Alba sempre a Giulianova ruba alimentari e liquori bloccato dopo la fuga Roseto, Rolli ipotesi di cessione monta la preoccupazione Andiamo avanti, lo Sport, a questa pone a Scudetto, titolo alla Luparense che passa 5-3 al Palaroma. Il patron Barbarossa, un sopruso inaccettabile dunque la rabbia dopo la sconfitta. Il Lanciano su Eusepi mentre Gautieri si candida, piace il bomber del Perugia, l'ex tecnico ora vorrebbe tornare. Poi Pallanuoto, Marins, K.O. a Salerno, promozione rimandata, per quanto riguarda invece... Il eh, calcio, Chieti avanti con Bellia, per la panchina c'è cioè Feola, in società si parla del rientro di Mario Mancaniello. Il Pescara frena e aspetta Zeman, Drago in rimbasso, stabile Giampaolo, oggi incontro con Baroni, ma la scelta finale sarà fatta solo dopo il sì del Boemo al Cagliari. Mentre per quanto riguarda il Teramo, rinnovo in arrivo anche per Lulli e Masulli. È tutto per il quotidiano Il Messaggero. Allora, breve pausa pubblicitaria e poi andiamo a sfogliare la città. Andiamo adesso a sfogliare il quotidiano La città, uno sguardo alla prima pagina, Regione, ecco tutti gli eletti. Otto posto e teramani, entrano due donne, ma parte del PD chiede la Marcozzi in giunta. E vediamo anche una fotonotizia, Alba Adriatica, l'Arta conferma i dati positivi dei bagnatori, l'acqua torna pulita, una ottima notizia in vista per l'appunto dell'estate. Nessun impedimento su Tercas per l'indagine sulla banca popolare di Bari. Cati gettano acqua sul fuoco in vista della ricapitalizzazione a corso San Giorgio andiamo avanti andiamo ad approfondire le notizie che sono riportate anche nella prima pagina di saggio sulle nostre autostrade per lo sciopero dei casellanti domenica la protesta dei dipendenti di strada dei parchi Pescara entra in casa per rubare mascherato da Power Ranger ma viene arrestato WWF per salvare l'orso si deve sospendere il pascolo nella zona della Marsica Agricoltura ha sbloccato i fondi comunitari attesi dal mese di ottobre per i Teramani otto poltrone in emiciclo elezioni dopo 17 giorni la Corte d'Appello scioglie il nodo sui rappresentanti in regione. Allora andiamo a vedere quali sono i Teramani, li ricordiamo: Gianni Chiodi, Paolo Gatti, Dino Pepe, Sandro Mariani, Mauro Di Dalmazio, Luciano Monticelli, Giorgio D'Ignazio e Riccardo Mercante. Potete vedere i simboli di appartenenza del partito e anche i voti ottenuti da ciascuno di loro. E poi due quote rosa, in consiglio anche la Scrocco, pedina chiave, salva giunta, ora D'Alfonso potrà rispettare il patto con l'Aquilano Lolli, ma a Teramo non va giù. L'inchiesta sulla Banca Popolare di Bari, nessun problema per Tercas, i sindacati rassicurano sull'operazione di ricapitalizzazione a Corso San Giorgio, non dovrebbero esserci ripercussioni sull'imminente convocazione dell'Assemblea. Sorpreso a rubare al City per di Silviro meno ventisettenne finisce in Manetti, a Pineto rinchiusa in casa con otto cani l'ASL interviene e glieli sequestra 30 profughi asiatici a Teramo e poi tir tamponauto mamma ferita all'incidente ieri mattina in piazza Garibaldi guerra di gavettoni, la scuola è finita per l'ultimo giorno di scuola i ragazzi animano le vie del centro con la goliardica tradizione il formaggio fatto in classe al Gemma Marconi del reggima Regina Margherita ieri quindi i ragazzi hanno potuto vedere come il latte si trasforma in formaggio e poi scarafaggi, ieri l'Asla, la Castrogno le ha dette le pulizie non c'entrano con il problema. Il Consiglio Provinciale va in pensione, comincia la fase transitoria, la, le funzioni in mano a Catarra che nomina Bagnoni Assessore ai lavori pubblici. Vediamo questa foto di gruppo, per l'appunto l'ultima nella storia. L'iniziativa, la sala polifunzionale, avrà un nome rosa. Il comitato, se non ora, quando propone l'intitolazione a Cristina da Pizzano. Il borsino dei politici. Nella futura giunta esplode il caso Rosa. Secondo i calcoli, dovrebbero essere almeno in quattro per la quota del 40%. La Luca Antoni in pole position. Li vediamo appunto in queste foto e le donne che potrebbero per l'appunto ricoprire il ruolo di assessori, potrebbero essere Mirella Marchese, Valeria Misticone, Eva Guardiani e Francesca Lucantoni. Andiamo avanti, il PD recupera un seggio grazie agli scarti, 5 Stelle restano in due, se si fossero accordati con la di Pasquale avrebbero aumentato la truppa e vediamo per l'appunto tutti i consiglieri. Eletti a Teramo in questo riassunto con tanto di volti. L'acqua di Albadriatica torna pulita, negative le ultime analisi Arta, sindaco pronto a rimuovere il divieto. Il sindaco Antonia Piccioni, la stagione non è stata compromessa, a giugno il calo è fisiologico e dovuto alla crisi. Sant'Egidio, la festa dell'enogastronomia Villa Marchesa, torna il tradizionale appuntamento con gli eventi e il buon cibo. Mastro Mauro, grandi idee per il porto. Il sindaco, la passeggiata sul muro Franeo è un progetto nostro. E poi il lungomare monumentale, al buio per carenza di lampioni. Elezioni: se l'esulta per i risultati di Giulianove e Mosciano, per Stefano Ciccantelli il partito ha giocato un ruolo decisivo nelle amministrative. Rolli dipendenti sciopero per il contratto questa mattina il sit-in di fronte cancelli dello stabilimento Rosetano. Roseto, anche scelta civica al fianco dei lavoratori, l'onorevole Sottanelli si farà promotore di un tavolo di confronto regionale. Comignani indossa la fascia tricolore. Attenzione per i più deboli affinché non ci siano cittadini di Serie B, afferma il primo cittadino neoeletto di Silvi. Mentre Gabriele Astolfi cambia la squadra di governo dopo appena un anno. Siamo ad Atri. Economia, burocrazia e banche, noti critici per le imprese. Il gruppo di Eugenio ripensa il centro commerciale puntando sui servizi per il nuovo universo. Agroalimentare, 16 prodotti abruzzesi da lanciare all'estero: ci sono olio e vino, ma anche arrosticini e pecorino. Il polo agire in aiuto dei produttori. Cultura, un perfetto boato di coriandoli: Raumon André, quattro anni dopo, il Ponte del Sale, pubblica le poesie postume di Rousseau de Tangers. Il fascino di Bosso e del suo New Quartet, ve lo racconto. Così cronaca in prima persona di una serata di grande musica con la magia del jazz che trasforma un concerto in un'esperienza. Ritratti, anch'io voglio la mia auto blues in Abruzzo, il cantatore Adriano Tarullo racconta gli inizi, la sua band e le canzoninate sulle rive del lago di Scanno. E poi gli studenti teramani imparano l'arte di mettere da parte, ieri mattina al convitto la consegna dei volumi realizzati da Poste Italiane. Una fiaccolata per Leo Budda, stasera il momento di raccoglimento, poi il torneo di calcetto e i concerti per ricordare Leonardo Paolini. Lo sport Teramo, oltre a Fioretti, piace Nicastro. Sull'attaccante del Catanzaro c'è anche la spalla del Neotecnico Brevi. L'alternativa potrebbe essere la punta a metà tra Rimini e Catania. Dilettanti, la Toranese festeggia il ritorno dopo dieci anni in prima categoria, stagione positiva culminata con la promozione conquistata nei playoff contro l'Alba Nova. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città, adesso linea allergia e poi torniamo con Gustavo Bruno e a ruota libera. Oh, oh qua. finalmente, liberi, bonjour, finalmente sì, liberi. liberi. finalmente liberi. Liberi, liberi. Senza Legami, o legami. È stata dura, È stata durissima. Stata Adesso comincia il bello. Sì. Perché noi siamo meravigliosi. Perché uno dice: quella ha vinto però per uno. Ma come? Se ha fatto 49 49,7 contro 25. Cioè, no, ma quello non conta. Se vinceva di qua, Madonna che recupero! Vabbè, ma tanto non dura. Allora, sto fatto in un e come oggi scatta questa grande festa del calcio? Lì muoiono di fame, però faranno vedere i grandi. Don't jump the gun. Eh, capito? Oh. No. Don't jump the gun. In italy is other, other eh. meaning, but the same. Faranno vedere I le say... cose belle, no? Eh, non faranno vedere i bambini che stanno Be senza careful. le fogne e quant'altro. Vabbè. E, e dice quindi eh, non durerà. E allora, oggi la gazzetta eh, che vi consiglio di andare ad acquistare perché è uscita in edizione azzurra invece che rosa ah. azzurra, facciamoli azzurri a prezzo speciale, pubblicità a un euro. Bella iniziativa. E, a via di dire, eh, dice una nazionale zoppa, forse potrebbe arrivare anche chissà dove. Quindi, anche Brucchi dicono: Ma chissà, che, che dopo, non sei the cat is in the sack eh, sacco <ride> quando durerà. Quando dovrà. Ma la domanda forse è un'altra. Chi influenzerà il varo della Giunta? Perché insomma, bisognerà tenere anche il conto di tutti quelli che hanno preso più voti. Eh sì. E poi adesso voglio fare un consiglio, mi permetto di dare un consiglio, memore delle grandi scene fatte a Rapino con Paolo Gatti quando era assessore, adesso ci siamo un po' persi di vista, voglio permettermi di dargli un consiglio mi autorizzo dal fatto che c'è un sacco di anni rispetto a lui adesso tutti quanti Abba, Afra, Afra, pac sulle spalle non dimenticare caro Paolo che, tutti, che in mezzo a tutti quelli che oggi ti abbracciano complimenti, sei il leader, sei il nuovo paladino ci sono anche quelli che qualche tempo fa ti hanno tirato 3-4 pugnalate. Quindi va bene il perdono, ma non dimenticare quello che è successo. Perché la memoria serve per andare avanti, sei d'accordo? Perdonare, sì. ma non dimenticare. Eh, sì, sì, Senti, sì. fatti un segno. quindi Fra quelli che ti tirano, 96 Gran ci sono anche quelli che poi hanno goduto. Vabbè, andiamo avanti, ma certamente. Ma te, mi permetto di dare questo consiglio perché. Eh, eravamo e credo che siamo ancora amici e oggi vi do anche un'altra notizia perché oh, dice bisogna vedere lo staff del sindaco se viene riconfermato quindi parrebbe che ci sarà corsa anche all'ufficio stampa, mm. perché ah, quindi potrebbe tornare qualcuno, a eh sì, eh, infoltire in eh. no, il eh numero certo. dei cosi, dimenticando che poi c'è un, un ordine che dice se fai ufficio stampa non puoi scrivere, eh certo. invece succede, no, non a Teramo, dovunque, che qua c'è gente che ha 3, 4, 5 incarichi, poi scrive eh sui giornali, eh sì. per cui poi magari fai una pubblicità, non eh. so se sta storia. no a Teramo dico in generale, no, in generale capito? In generale, eh. certo. Fai uno spottino e dice no, non lo puoi fare perché. Certo, certo. Quindi siamo una città meravigliosa sotto, sotto questa Vedremo cosa accadrà, perché sai, il, il circolo magico quando uno vince eh, il giorno prima si fa. Se tu avessi visto intorno a Manola c'era un circolo magico, sì. già tutto pronto, tu vai qua, dove là, di qua lo stesso, nel senso non di incarichi, di presidenza, eh. sì, sì, tu vai qua a controllare, c'è che sì. gli incarichi si ha. E quindi anche di là vedremo cosa accadrà, quanti volti a volte ritornano. E il primo argomento di, di oggi è il commissario. Noi siamo la nostra Italia, anche la nostra Teramo, eh, vive di storie di commissari, c'è il commissario alla Tercas, eh, c'è la Popolare che si è comprata la Terx, che già qua che ha problemi, ma questi dicono non c'entra niente, nessuno dice che molti dovranno lasciare l'impiego perché ci saranno dei tagli, quindi è bellissima questa storia, quindi mi sono segnato un po' di nomi, c'è il commissario Montalbano, c'è il commissario Logatto, c'è il commissario Manale, in Gravallo Pietro Germi, meraviglioso film bianco e nero, il commissario Rex che è un cane, come fa un cane? A farlo commissario, c'è Megre. Quanti cani? No? Uh, uh, uh. Fossero solo i cani commissari. E poi tu sai che allo zooprofilattico c'è una guerra sotterranea in cui ci, ci sarebbe. No, c'è, no, c'è un direttore che è stato sfiduciato dal Consiglio di amministrazione. A sua volta il direttore ha sfiduciato il Consiglio, quindi siamo una a uno. I ricorsi. Che cosa potrebbe accadere? Che l'ente superiore che fa questi nomi dice, vabbè, mi avete rotto le scatole, mo vi, vi, vi mando il commissario. Mm. Chi potrebbe essere il commissario? Chi sarà? Non in gravallo, ma potrebbe essere un caporale. Ma come? Se, fa il, se fai il commissario come fa a fa fare il caporale? Perché se, se il cognome invece è caporale, allora, lo puoi sarà. fare. Ah, certo. Quindi a volte tornano. Eh. Come io sono rimasto sorpreso per questo ritorno che ho visto in televisione, fra tutti quelli che dicevano, ma ricordati degli amici, pacche sulle spalle. C'era un certo Giacomino Di Pietro, che io ricordo quando portava la borsa a un noto avvocato, perché l'avvocato parcheggiava nel parcheggio sotterraneo sotto il genio civile e andava al, allo studio. E dietro c'era il caro Giacomino che portava la borsa, ma la borsa la portano le persone fiduci, mica la portano tutti certo. qua. No. Ah. Poi ho visto che un giorno è andato a Ruzzo a fare il presidente eh sì. e lui divise Ruzzo in due, in tre, eh sì. Ruzzo 1, Ruzzo 2, Ruzzo 3. Eh. Dice ma di qua che ci mettiamo? Ci mettiamo un ex campione. <coughs> Di sollevamento pesi e ci fu alla fine la guerra sull'acqua. Vuoi vedere che vince Giacomino? No, vince quello che faceva. Sollevamento pesi. Vince Giacomino eh sì. e poi eh, lui se ne andò. No, fra tante polemiche dice: Scomparso. No. no, importante incarico al consorzio. Ricomincia non ricominciamo con la storia del consorzio. No, 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 no. Finita l'epopea del consorzio, che è successo quello che ha detto Brucchi. Vai a vedere Giacomino che era su posizione di sinistra. Mi ricordo io, abbracciava Brucchi. Caro Giacomino, caro ora i ricordi degli amici. Allora io dico, qui non si, si sta capendo più niente. No, ma in effetti... Però è normale... il giorno sì. delle elezioni. Eh. lo vedi nella sede elettorale. Brucchi? No. no, Giacomino. Eh sì, e mi domandai, ma è lì perché... Per caso? Perché magari dalla parte opposta... Per controllare bravo, qualcosa... Scrutatore. Eh, bravo. Oppure ha cambiato bandiera? Ha cambiato bandiera. Ha cambiato bandiera. Tu cambi bandiera per dire che a volte tornano. Aveva ragione, eh, sì, sì. ma la volta padre buon animo. Qui c'è gente che è nata presidente. Eh, già. 30 anni, 40 anni, 50 anni. Eh, e se il se vicepresidente sta. no. E dice, ma cioè ma che va a fare il commissario? Che eh. poi noi i commissari, quando li nominiamo, li nominiamo per anni. Eh sì. Perché il commissario, mica, deve conoscere tutto il personale, eh, le certo. indagini, capito? Ma è, e c è, c è Quindi è una, è una cosa bellissima. O fra le cose realizzate vi comunico che... A Villa Ripa ti ricordi le riprese, dice, ma tu sono riprese tre mani, per forza il fondo era rovinato, eh abbiamo sì. asfaltato. A Villa Ripa ci si può mangiare, ci si può mangiare, però oggi ricominciamo a far vedere anche di più le cose che non vanno, oh, perché una, è un attimo, passata la Sborgna, che eh ha sì. vinto, che ha perso, come vediamo, cioè bisogna tornare ai oh. fatti, vai. Ecco, buongiorno, buongiorno Gustavo, la festa di Brucchi è stato qualcosa di veramente vergognoso, chiedo perdono e pietà, questi non sanno più quello che fanno. Beh, ma lui chiede perdono lui per se stesso o per gli altri? Chiede perdono, vabbè perdono era anche... buongiorno... No. Buongiorno, secondo voi sapremo mai quanto ha speso il nostro sindaco per la sua campagna elettorale visto che ha ribadito più volte che il suo compenso è di poco superiore a 1500 euro mensili? Chi l'avrà pagata? Non fa altro che ripeterci che sia lui che la sua famiglia si sacrificano oltre misura per noi. Quanto è generoso? Io credo che poi alla fine ci sarà un mandatario repubblico, uno non so se si deve andare in tribunale, lì c'è un elenco di quello che è stato speso perché sulle pubblicità c'è scritto, scritto no? mandatario elettorale di Zeccaio nel caso specifico Vinicio Ciarroni quindi alla fine, non so entro quanti giorni dalla proclamazione dei vincenti o degli sconfitti sarà reso pubblico chi vuole va giù e si fa due cose sono vere o non sono vere? vabbè ma mica possiamo stare eh qua c'è come commissario eh, eh, allora e nominiamolo un commissario oh, che vede e controlla. Che, che va, che va eh, anche va. perché sempre è sempre comodo e inutile. Vedi che dicono? Eh, a conti, conti fatti. fatti Brucchi è il sindaco del 5% dei terramani. Allora se uno fa ragionamento terra a terra, il ballottaggio è qualcosa che poi si ricomincia da zero quindi si può vincere anche per un voto, ma questo è bello, perché se andavano altre persone a votare, questi perdevano, ma hanno vinto per un voto e quindi non è amato, perché deve riflettere, non è una vittoria, è una sconfitta di Pirro, ma chi ha vinto? Se sai chi ha vinto? Chi ha vinto? Questa è una domanda. Beh, mi sembra Brucchi, ah, ti se sembra. non ho capito male, oh. Non sei the cat in the allora, sack, you have no the cat in the, the sack. E eh, eh, questo è come ieri, finalmente sappiamo gli assessori regionali, eh? Eh, i, consiglieri. Ma, I consiglieri ecco, eh. Poi. no, perché adesso prima che arrivano gli assessori eh invece, invece, beh, con voleva, anche calma, con calma. Devo fare i complimenti al mio amico eh, Claudio Ruffini, il quale ancora una volta, trac, ha trovato un incarico di capo di gabinetto. Ah sì? Hai sì. Visto? Aveva detto no, io mi ritiro, invece vedi, Claudio non molla. Questo no, è un no. che è nato da modesto geometra di Mociano, sindaco, presidente della provincia, assessore. Chissà quanti comunicati, ti ricordi i comunicati che faceva contro chiodi? Claudio Ruffini dice che adesso fa il capo di gabinetto del nuovo governatore. Eh sì, perché ha visto tutti i Claudio, che sei più. Complimenti, Claudio, sei uno. Che bravo, non e molla. Quindi, eh, certo. quindi mo farai comunicati contro chi? Prima li faceva contro chiodi, mo dirà. Quando è bravo D'Alonso, eh certo, D'Alfonso, col governatore. Eh sì. E Claudio è bravo però, che vedi, è bravo. Eh? Non è di primo pelo, però non eh, mova, eh? importante. Beh, scherzi. È bravo, quindi anche lui con quel sorriso un po' eh. al limite del sospetto, perché non si so sa se ti sta a prendere Eh? eh? E l'hai eh. notato, sorride. Eh. Ma questo è un PDS eh, eh, targato. Oh, sempre, la vecchia guardia. La vecchia guardia che, che insomma, non muove mai. Si esatto, al la giacca qua, tra che va, capito? capo di gabinetto, Claudio Ruffini. Mm. Un nome nuovo. Oh. Perché disse quello là: no, dobbiamo rinnovare perché la dobbiamo dare un segnale, la politica deve essere un rinnovamento, gente nuova. Claudio Ruffini, per carità, in, in persona degnissima, però non mi sembra uno nuovo. Mm. E come dice, nominiamo commissario Gian Domenico di Sante, un nome mm. nuovo per Cortesia, però ha esperienza. Ah, su questo beh, è, è, è l'unico reduce? Eh? Eh sì. L'unico presidente di Banca Reduce, sta là, eh? Sì, non sì. si muove. Ricordati degli amici, Giandome Pazzesco. Per la realizzazione delle due rotonde, in Gapo hanno sostituito il vecchio muretto con ecco una costosissima qua. palificazione. E noi paghiamo ecco. quante buche si sarebbero eh. potute sanare con l'economia di spesa ricorrendo ad un normale muretto. muretto ti ricordi arrivò un messaggio di un autotrenista che disse come faccio a girare col mezzo mio, io mi trascino tutto adesso gli hanno allargato la, la non cosa, va non va bene no, che che doveva fare il muretto il muretto, un muretto piccolo in effetti è stata un'opera fatta con poco tempo quanto costa non lo so perché bisognerebbe andare a leggere l'incarico a proposito di costi e di strade ehm, voi sapete che il nostro cavallo, ci abbiamo vinto le elezioni a mezzanotte c'è la famosa frana vicino alla casa dell'amico Taraschi, lì bisognerà eh, fare un intervento corposo, quindi si parla di palificazione e vi feci vedere in una, in una ripresa tremolante che c'è una strada che si può bypassare la frana e si esce alla destra di mezzanotte. Però questa strada in fondo era interrotta. Ieri o l'altro ieri sono andate le ruspe e l'hanno riaperta, quindi abitanti di mezzanotte quando la strada nella zona di Taraschi sarà eh, bloccata dovremo fare la scorciatoia e usciremo dalla strada. Un po' complicato perché non è asfaltato, però insomma, riusciremo ad andare avanti. Ma com'è che il tempo cambia sempre eh, questa è La nuvola di Fantozzi ce lo fanno apposta. Anche questo vogliono sapere da te anche, Gustavo. Anche questo, perché... Senti, ma io, io ogni volta te lo devo dire perché eh, eh, Dì, sono Dio. troppe, troppe, troppe. Le, eh. le considerazioni eh. favorevoli nei tuoi confronti. Eh. Insomma, tutti fanno i complimenti. Oh, ma tu ti ricordi le cose che diciamo qua? Certo, sì, certo. Che dopo lo, lo, cioè, succede, e abbiamo detto noi, eh no? l'abbiamo eh, detto, no, detto noi senti un po' a proposto eh, vabbè, ma, ma chiunque volesse eventualmente contattarti per rivolgerti storia, delle domande, domande. Delle problematiche su chi ha vinto so, no. <ride> su chi ha perso il 5% ma, non lo ma so. tu che hai fatto la diretta alla fine sì. se, tu dovessi, se tu oggi stessi invece che a termo in un paese che ne so, Brasilia sì. e, e, e ti potrebbero fare la domanda signora Suriali scusi a termo chi ha vinto? Eh, chi ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Beh, Esprimiti. Io direi brucchi. Ah, Mi permetto di dire di brucchi. Ma di tutti i teramani o del, dell'1%? Del 5%? Beh, teoricamente, quantomeno del ah, sì. 50%, ah. del 51 e io presumo. Beh. Eh. Lo vedi? Beh, a Varano il giorno prima delle elezioni, su una villa isolata, sono stati installati non uno ma tre pali di pubblica illuminazione. Beh. Anche così si vincono le elezioni. Beh. Beh. Varano comanda, attenzione, adesso quando nominate Varano, vedete sugli attenti, là sono usciti due o tre assessori. Eh? Ci tre... sta oltre a Giorgio Di Giovanni? C'è anche Rudi, ah. Rudi Valentino Di Stefano. Ah sì? Perché Rudi Valentino? Perché ah, Rudi, uno dice sì. Rudi, pensiamo a Rudi Valentino, no? Ah. Invece Rudi Di Stefano, che è stato il più votato. Oh, e Aveva anche azzeccato che avrebbe preso... Tanti voti. È bravi. Gusta sentirla di Pasquale sembra che ha vinto, ma ha sentito dire da loro abbiamo perso. Come dire che a Teramo te il tram è puntuale e siamo. Tutto frigno. Vabbè, eh... Bella questa riflessione, in effetti. È molto profonda. Bravi, in effetti, io che sono datato, quindi mi ricordo le, i commenti quando c'erano le elezioni serie. Alfredo Govelli, che era dell'Unione Monarchica, era bravissimo perché diceva sì, abbiamo lo 0,5, però rispetto al 48 abbiamo migliorato di due punti perché avevamo lo 0,3. Quindi questi sono abili nel dire questa ha perso una grande rincorsa, però sai cosa succede che quando poi fai la rincorsa e eh, 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 pensi di stare sotto il traguardo, arriva a Liglio Berruti e ti sorpassa, ci resta un po' di quell'amaro. Eh, Capito, sì. però 5 anni che ci a passare Eh, figuriamoci: no, ufficio vuole. stampa, Ma tutto il sì. nuovo coso, le deleghe 5 più 3, 3 più 5, le tre donne, Dodo, quell'altra che fa il bar è ancora chiuso. Oh, è notato? Tutti hanno scoperto che il bar dell'ospedale è chiuso. Eh sì. Ti ricordi? eh sì, abbiamo parlato. Invece è riaperto. Ha riaperto adesso. Adesso. Si male. dice il quotidiano Il Centro che, che oggi, oggi riapre. Ah, non è che è riaperto, riapre, riapre oggi. Oggi, oggi. oggi. potremmo andare a prendere il cornetto per controllare. Bravo. Tornetto eh. sei co, Quest'anno ci sarà. Parola, buona eh, giornata. Questa è una bella domanda. Poi <ride> siamo ancora a metà. Manco? Ma sì, dai, Metta non giù. ancora entra l'estate. Ancora non entra l'estate. Vediamo, poi vediamo. Dobbiamo vedere una frega di cose. Uh. Uh, la, sì. è, ufficio stampa. Eh no? sì. sì. stesso sindaco, stessi assessori, stesse facce, meno male che nelle casse del comune non ci sono soldi. Eh. Però ora arriva la tassa. La eh, tassa. Sì. Sta arrivando, eh? Eh certo. Preparatevi. Dice, eh, ma io se, poi vedi la gente pontifica, ma probabilmente questo è un difetto di comunicazione che l'ufficio stampa dovrebbe certamente portare a modificare: gli avete votato a questo modo la, la tassa? La tassa non è che la mette brucchi, è una, tassi, una stasi che viene messa dal governo centrale, capite? Come gli 80 euro che sono in discussione. Non ci sta la copertura, non ci sta la copertura, forse a luglio finisce. Questa è un'emanazione del governo centrale che dice eliminate le altre tasse e fate una tassa unica, non è che la messa, messa a brucca però dice a si vota a consumo, di tasse non è esattamente così. Infatti, queste cose secondo me andrebbero spiegate un po' di più. È perché... l'ufficio stampa, ah, dovrebbe dirlo, vedi? Perciò, bisogna... perciò viene, viene rimpol rimpolpato per fare comunicazione. Eh, sì. La Boltrini, ho visto ieri sera che ha speso un miliardo. Ho letto male? Un milione? Ma più o meno. Per il suo su, ufficio stampa. Quindi Boldrini, che una volta Franco Boldrini era un grande giocatore, invece questa è la, la signora Boldrini che anche lei ha impolpato il suo ufficio stampa per la comunicazione. Quindi anche un sindaco deve, eh, perché quell'1% che gli ha votato, eh sì. deve essere informato. Eh certo. I soldi non ci sono, da vedere se ci sono, non ci sono. Eh Ce bene. lo dirà. Ma, Ma una... se non ci sono li togliamo da qualche altra parte. Un'altra parte, Ma perché... qual è il problema è un'altra. A Campana che gli facciamo fare? Eh. Lo vedi quanti problemi abbiamo. Vabbè. È un problema. È un problema. Allora, di Giacomini abbiamo detto. Abbiamo detto che a volte ritornano e, e poi volevo dire, siccome adesso tutti ho sentito, no? buongiorno. Chi è la ragazza che pubblicizza la bio? Apta. Non lo so, no, io non, sinceramente non lo so. Per è una gran bella ragazza, eh, però non sappiamo. Ma ci informeremo. Se... Telefonate a Montorio 0861 oppure andate sul sito, ci sarà scritto. La non nostra so. modella si chiama. Beh, può darsi. Non ha votato per Brucchi, perché che Montoni avevano già votato. Eh, a meno che sia di Ah, Ma già è di Terra... Vabbè. Non lo so, non lo so... Non so lo no, secondo me non è della zona. Io è credo, fuori zona. Se no l'avremmo già identificata. Eh sì, decisamente. Comunque, questo... Onore a tutti coloro che hanno votato 5 Stelle, unico movimento serio. serio. Bene. Oh, hanno parlato di San Nicolò, dobbiamo rivolgere l'attenzione a San Nicolò perché non è più un dormitorio, San Nicolò è una frazione importante comunitaria è via fermi che è franata da quasi un anno e nessun intervento, via della pace che non trova pace perché lo steccato è tutto rotto, cioè lì quando ci andiamo, è non cominciamo a riempirci la bocca perché San Nicolò con le parche con l'altra e poi ricominciamo perché mo la parcondice è finita, quindi voglio dire, bisogna cominciare a far vedere quello che non funziona. Signor Regista, si è salito nella Possiamo agevolare il primo blocco? Grazie. Già sono le 8, eh? eccolo qua. Ah, fermati un attimo. Allora, questa è una griglia, e eh, lo sanno tutti. Grazie, Pietro. La, la griglia più grande. Eh, questa, per esempio, è tappata. Dice, ma amore, cominciamo. Chi la deve stappare, sta, sta bocchetta? Ma chi la deve stappare? Poi domenica e lunedì, piove. Questa è sappandana, guarda, un po' tutta a terra. Lo vedi? Lo vedi? Ma ora ricominciamo, questa qua è rotta, una signora è caduta, domani c'è il processo perché si è fatta anche male. Vedi, è rotta e spezzata a metà. Chi la deve aggiustare questa? Cioè, ma ora che fare? Cominciamo con le bocchette. Eh, Le bocchette, servono sì, per prendere aria. Guarda, more, more, questo ci mette il piede sopra e si vede dalle quale che c'è un'asta un di ferro rotta. Io vorrei sapere come si è fatta la roppa, una griglia che è di ghisa. Quindi io non ci sono passato, perché sarebbe facile fare la battuta. Eh. Ci ha passato con lui e l'ha rotta. Io non ci sono <ride> Non ci sono passato là, quindi Ma lui, è, qua, lui è, è fa vedere, eccolo qua, vedi, tu passi là e c'è quella stecca che è rotta, prendi il tacco, ti finisce lì in mezzo e poi caschi. Eh La certo. signora ha denunciato ovviamente il comune perché ci sono, sono caduta lì. Però è pur vero che se c'è un tombino non ci dovresti eh beh, mettere non il tacco. Il, non, eh. Ci, eh beh, non, ci, non ci passare, no? Beh. Quindi vi dicevo, di c'è una griglia a metà di via Sant'Antonio, questa è un'altra griglia spezzata alla fine di via Stazio. Eh, questa è spezzata, lì ci va un tacco 12, ci va tranquillamente. Uh. Lì dentro. E, quindi, eh, e poi c'è un buco invece a pochi centinaia di metri da qui. Hanno tra, eccolo qua, la transenna di, von, di, di fronte al laboratorio, un noto laboratorio analisi. Guarda che buca! Mamma mia! Questo è il buco, non è il buco del Ruzzo, ma no. è <ride> meno il buco nello zone dello zono che si è sfondato e sta lì. Però l'abbiamo transennato. Eh sì. Ma non ricominciamo la storia delle transenne. Quando si transenna vuol dire che l'ufficio preposto. 900 voti. Già sa che c'è un problema, quindi eh sì. dobbiamo rifare la griglia. Fare, poi stiamo lavorando Anche per. Anche dobbiamo voi. fare la gara. La di gara troppo. di cose. Li, li Però pur, purtroppo è al centro della strada, come eh le sì. immagini testimoniano. Eh sì. Per cui, che facciamo? Aspettiamo. Però, adesso bisogna vedere i proclamare gli nuovi assessori, se te. gli diranno. C'è boh, Intanto, poi Vabbè. ve l'estate, la circolazione. Comunque, c'è la transena. È transena la transena, non la transena è un ti problema. dice che sta tutto a posto. Allora vi dicevo la famosa griglia, sì. allora io devo difendere tutti questi tecnici che quando scavi vengono con il pennellino e la macchina fotografica, che sono i controllori delle sovrintendenze, archeico eccetera eccetera, che vengono a vedere e dicono oddio hai trovato una pietra, ferma la ruspa e vediamo che cos'è. La gente dice sì. che fa le fotografie, è un lavoro importante. Poi non c'è il seguito a questo lavoro, perché in quella famosa griglia che sta proprio davanti al negozio, a un noto negozio di via Sant'Antonio, lì nel 1970 fu trovata un mosaico antico e l'impresa Zecchini fu costretta a bloccare il lavoro del palazzo e dicevo che facciamo, non facciamo, va? la soluzione è all l'italiana. Allora qui non ci costruisci, mettiamo una, una griglia, ovviamente non in vetro cemento perché era troppo semplice, ma di ferro, di ghisa e qui sotto c'è questo resto di terra antica, però non lo sa nessuno. Ah. Dal 70 ad oggi quella griglia non è stata mai aperta. Allora io dico: benvenga il controllo, benvenga il fatto di mettere in evidenza le nostre testimonianze antiche. Però una targhetta, un post-it. Si dice post-it. Qui sotto ci sta un pezzo di maiolica che forse risale. Che ne so. Qui c'è passato Annibale: nessuno lo sa. Un altro esempio: dietro Quaresimale c'è un garage privato. Eh, quando venne realizzato, anche lì andarono fermo ah, 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 e l'hanno trovato un sacco di roba antica. E hanno detto tu questa qui non la puoi seppellire, quindi c'è rimasta una traccia di cemento armato e poi questi signori hanno detto al proprietario, qui ci devi mettere il vetro cemento. Allora lui ha risposto, guarda, siccome questo è un garage che è mio, il vetro cemento io non ce lo metto, metticelo tu, E eh, no, beh, la cosa è tua. Beh. Allora come si fa? Come si fa? Hanno messo una griglia in ferro, quindi di fronte a quale si male, quando tu andasti a, fare la, a prestare la voce, che non puoi fare, perché la stampa controlla, ma sta. l'ufficio stampa lo puoi fare. Ah allora ah. vai lì e, e alzi questa, questo garage vedi che sotto c'è questa quest antica testimonianza e quindi quello ha dovuto mettere questa griglia su una sua proprietà quindi come vedi ci sono delle cose che vanno fatte <coughs> bene all'inizio e poi non diamo seguito un altro esempio quella bellissima area di Madonna delle Grazie che è sempre chiusa vorrei visitare gli scavi è chiuso Ti puoi mettere a scavalcà? No. come fai? Beh, no. Lì l'ufficio stampa dovrebbe dire, è giusta la vostra segnalazione, adesso faremo un bambo per vedere se c'è qualche cooperativa alla quale dare in gestione le zone archeologiche protette di termo, più la vecchia casa che sta sopra San Venanzio, che sono due anni che è stata... Uh, rifatta, riesumata, rimessa in bella mosca ed è chiusa, intanto l'erba cresce, cambia. Però adesso riapriamo il castello della morte. Ah ecco, beh, a 100 metri c'è questa casa, si potrebbe fare un centro ristoro per quelli che devono andare al castello. Vedi quante cose. Ma, chi ha, Ma... Ha detto, chi ha vinto? L'ufficio stampa l'ha detto che ha vinto? No, i no, problemi credo. ci abbiamo. Eh lo so Gustavo, è un problema. Io Vabbè, ho ancora il dubbio. Pure io. Ma il dubbio so. è prerogativa di pochi, eh? Eh lo so. Poca gente c'ha il dubbio, eh, eh, lo so, lo so, sono tutti, tutti sicuri. Tu eh, eh, lo dico io. Senti, ma questo svincolo alla gamma rana. Eh, ah, ma non cominciamo questa storia della gamma rango. Ma questo svincolo dove passerà? E eh, passerà. Questo lo sapeva Costinelli, ma lui non si è ricandidato. E eh, mo'? E eh, ma eh, niente, mo il nuovo assessore ce lo dirà. Chi potrebbe essere? Passerà qui intorno. A proposito, sta per essere completato il, la, completata la ripavimentazione del, co, del, del ponte qui. Ancora non ci cade nessuno. Perché ti ricordi come dissero? Questi ha scelto questo pavimento, questo scivola, vedrai le cadute. Mo' un po' di pioggia c'è stata, non è caduto ancora nessuno. Vuoi vedere che una volta che sarà completato qualcuno cadrà? Speriamo di no. Speriamo di no. Però stanno tutti là aspettando. aspettare. Ma non che è che ca qualcuno cade di proposito. Tu dici? Eh di no, dire, hai visto eh, che è caduto? Ma Facciamo ah. la prova, eh? eh beh. però non cade nessuno. Non ci questo l'abbiamo già letto. Questo l'abbiamo letto, Cesalini Da Senigallia. Comunque agevola anche il secondo blocco. Dai. Buongiorno, la, la piscina comunale verrà sistemata, cade a pezzi? C'è un intervento in questo, in questo periodo, quella scoperta. Quella scoperta sarà riaperta a metà mese, quindi da lunedì penso... Che sarà di nuovo eh, frequentabile con ricchi premi e, e Ons Vedendo gli spot. Azzarderei che ha speso più. Manola. Beh, ma anche D'Alonso ha speso, eh? Ma hanno speso tutti. Hanno speso tutti, Beh, anche Giorgio, no certo. di Giovan Giacomo, Giorgio D'Ignazio. Eh sì, Chi però, ha soldi spesi, eh, spesi bene, bene, bene eh. consigliere. E eh, domani, arriva I a Teramo perché 5 stelle sono arrivati. Oh, 5 più 5 sono 10. Eh. <ride> Eh beh, va bene. E eh, va eh, Giustamente, i 5 Stelle ne ha mandati tanti di questi SMS eh, nel perché, periodo della par condicio, eh, non potevano, noi non potevamo adesso, assolutamente adesso si stanno noi. sfogando, si stanno sfogando e noi giustamente diamo loro giustamente, la possibilità di farlo perché adesso si può fare. Giustamente, giustamente. Per fare il sindaco si deve fare l'alcol test? No. Non si deve fare al alcoltestro. No, anche perché tanti sindaci non potrebbero assolutamente <ride> non potrebbe ricoprire quell'incarico. Quel 50% eh. dei teramani che non sono andati a votare adesso almeno eh. abbiano eh. almeno il coraggio di stare zitti e non lamentarsi per i prossimi 5 anni, anche colpa vostra se tutto è come prima. Bravo, questo mi sembra giusto. Mm. Varano è la prima frazione che rappresenta il voto di scambio. Eh, vabbè, è il famoso voto di scambio da dimostrare. Piazza Sant'Anno uguale, campo di calcio, bambini e adulti, sino Beh. a tarda ora. Targhe auto staccate, palonate su anziani, sedute su quelle comode panchine. Intanto qualcuno si fa una canna dietro il mausoleo. La mattina cani al bagno, salotto della città. della città. Sì, però adesso anche Sant'Anna comincia un po' a scemare l'importanza, che prima c'era lui, eh sì. adesso c'è lui ma non c'ha più. Eh sì. capito. Allora Sant'Anna diventa come Sant'Agostino, no. come Piazza del Carmine, come non è più capito il numero uno. Esce ma ci mo esce con lui. Mo esce sì però capito. Eh, direi che Brucchi qua. ha vinto e se vedete i risultati della sua lista i numeri dimostrano che tra mani non lo, lo vogliono è come vincere una partita di calcetto giocando 6 contro 1 ma... è eh, però ha vinto è eh, però ha vinto capite qual è il problema? questo è un problema io continuo a dire commissario ma chi ha vinto? vinto? questo è un problema ma non dura eh. è come la nazionale e se poi fa 5 anni questa arriva a 5 anni ma perché però non dovrebbe durare? non capisco no dicono siccome no, no, dicono è risicata che... questa vittoria ah. Eh, quelli che se ne intendono che sono bravi ah. politici no? questo Vittorio di Pirro ha detto sì, uno sì. Eh, dice ma non, non dura se dura questo è già detto ogni tre mesi eh, facciamo... però anche di D'Alfonso dicono che non dura eh, però sta là, eh, sta là. ancora eh. non comincia eh, però eh, capito? Capito? Insomma, secondo no? me durano tranquillamente secondo me il caro Brucchi dovrebbe andare a, a Mejugori Meggiugori. Meggiugori. Ha fatto una bella santificazione Perché tutti quelli essere sono duri Quelli di diranno giacca No più che Paolo... Meggiugori A Meggiugori si va a chiedere la grazia E quindi di conseguenza no, per, eh, per... La vittoria avrebbe dovuto chiedere ah, vabbè, Adesso bravo. un bel corno ci vuole eh, sì. mm. Però l'ufficio stampa sicuramente Ma, qui ma qui sarà. che stai scherzando? Sì, ogni giorno saremo inondati <ride> la Non sei the cat is in the sack When you have not the cat in the sack <ride> Non ha vinto nessuno eh, Che ci fa riascoltare eh, queste sì. parole sagge Allora però c'è un altro messaggio che è un romanzo. mi sembra sangio. saggio. Io in realtà non ho vinto nessuno, ha prevalso la rassegnazione, l'indifferenza, la sfiducia. Bisognava dare una svolta radicale non per fare torto a destra e sinistra, perché in fondo ognuno ha tentato di fare la sua parte, ma per provare un cambiamento vero di rotta. Ma lo sappiamo, i tiramani sono pigri e non amano i cambiamenti. I cambiamenti. In effetti adesso non si dovrebbero lamentare perché mo al di là degli 800 voti, l'1%, 0,5, chi li assenti, l'affluenza e quant'altro. Se c'era voglia di cambiare, quelli che non sono andati avrebbero invece dovuto andare e votare per, per cambiare. Se non sono andati ha ragione quel signore che ha detto adesso Zitti e state all'angolo per 5 anni perché si poteva cambiare, non avete cambiato, quindi che volete? Non andando non avete, non avete diritto insomma, ad esprimere un giudizio perché... Bisognava andarci in ogni caso, proprio perché l'arma del, del voto era quella che poteva veramente, se c'era questa volontà, di cambiare. Non ci siete andati, parlo per chi ha ah, disertato Leone une, adesso che vi lamentate. Beh, non beh. pensi che. Ma Nola, sia stata la candidata dell'ultimo minuto, non sapendo chi candidarsi, sono accontentati. Ma io, sinceramente, farei un. Ah no, a tu per tu con Cavallari, per sapere veramente. questo è un altro giallo, no? perché poi lui disse di no, questo come il giallo della scuola di Piano d'accio, come il giallo del gas di chi ha la colpa intanto è finito anche giugno non sappiamo ancora niente quindi dopo l'estate magari col fresco posso esprimere un mio parere? Sì, dai a mio parere invece Manola Di Pasquale era un'ottima candidata Vabbè, no, secondo ma... me un altro candidato Uh, non avrebbe raccolto i consensi che è riuscita a raccogliere Manola di no, questa è una domanda da fare a Cavallari Però, secondo te, caro, Cavallari, caro Giovanni Cavallari è stato un ottimo candidato Manola di Pasquale e lui potrebbe dire un attimo mi stanno chiamando al comando pronto comando eh, Dico, devo andare. scusate ma ho una mina da far brillare eh, sì. basta con i pratitivi con i bloccata sindaco si dimetta eh, sì. da quando c'è lei turismo a piccoli dateci la cabina eh, via, sì, via. Sì, ovviamente sì. qua non credo si tratti di Brucchi no, no, o brocchi no, è anche responsabile no. della cabina è un medico via. anche questo però il sindaco ah, di ah, Prati Pratitivo ah, ecco no perché a volte succede che anche qualcosa che accade eh, con bra, Giulianova è proprio di bra. brocchi. non è medico lui Giulianova? no non è medico è avvocato anche Mastro Mauro ha avuto ottimo risultato bravo, eh? bravo. ricordo poi diciamo di Prati ricordo sì, che che Brucchi ha avuto i maggiori voti dalle frazioni eh. ma poi non sono i primi a eh. lamentarsi quando neviche non gli aprono subito le strade oppure franano ce li ricordiamo questi messaggi Praditivo è una, è una uh, stazione sciistica defunta ormai da anni. Ricordo che un noto uh, dentista, anzi dice così, andò a chiedere scusi, ma la pizza calda, se non finisce che sta fredda, che la calda non esce. Ah. Questo è successo ai Praditivoli, sì. capito? Uh, ai Praditivoli hanno fatto pagare un... Uh, una garaffa d'acqua, 5.000 lire, nei tempi che c'era la lira, quindi voglio dire è finita, perché hanno litigato tutti quanti, i vari eh, proprietari di alberghi e quanta. è finita, ci abbiamo speso miliardi, miliardi di lire e di lire. è finita, arrendetevi, arrendetevi, la strada per arrivarci non è protetta, Frama, quando arrivi lassù, dopo che hai fatto un giro del, dell'anello, che fai? Vai a Spasco Armaduc, non c'è manco Armaduc. Non c'è un locale, il locale che c'è agli è hanno fatto passare i guai. Una signora che voleva aprire la macelleria è fatta passare i guai. E non ci stanno le mattonelle, e non c'è il rubinetto. Non puoi cosa. Non... Sono fatti così, però si lamentano. È finita perché vanno tutti alla parte di là? Perché lì è un altro mondo, non c'è un albero. Muori di insolazione, però fai quello che ti pare. Qua non puoi fare niente. Parcheggi fuori le strisce, arrivano i carabinieri. Giustamente, fuori le strisce. Parcheggi sotto l'albero per la forestale, accendi il fuoco, non puoi fare la birra è finita. L'unica stazione dove non c'è una bomba di benzina, se ne è, ma può funzionare. Cioè quando hai 5 porti il vino lì? No, la benzina, perché se finisce come faccio? Ma dai, ma fatti i seri, ma fatti seri. È finita, di, arrendetevi. Oh. Oh, poi invece per le frazioni, quando ne vedremo chi ci lamenterà, eh ma sì. sta a posto. Beh, vabbè, ma uh, le frazioni... Le frazioni, oh, noi le frazioni abbiamo fatto anche i calendari. Eh sì, eh, no, cioè, forza... uno si scorda certe bra, volte eh, queste bra. cose. oh. Abbiamo fatto pure il, il pres, la gara dei presepi nelle frazioni. Lo vedi qua, vedi? Bravo! Caro Gustavo, l'asfalto l'hanno fatto solo fino a, a Villa, Villa, perché e a Ripa, Ripa? non c'è arrivato, si è fermato a metà strada. Come avete votato voi a Ripa invece di a eh, Villa? E siccome, secondo me, siccome era incerto allora il dice, voto, facciamo 50-50, così per il risultato elettorale. Era il allora, 50% comunque, per, per chi bravo, ha votato, un po' il 50% niente a Comunque ascolto. la parte più disastrata era quella che è stata asfaltata. Spero che alla riapertura del, degli asili e quant'altro l'ingresso per l'asilo che sta alla curva a sinistra possa essere messo in sicurezza perché è una, un pezzettino di strada impercorribile, pericolosissimo quindi <coughs> l'importante è aver sistemato quel pezzo di strada che conduce alla statale perché, ve l'abbiamo fatto vedere, era qualcosa di impressionante e quindi piano piano si sta facendo dove, si, dove le segnalazioni arrivano, però insomma un pezzo è stato fatto, quindi voglio dire vanno avanti i lavori a Colleparco per il famoso parcheggio davanti all'ospedale, ci cioè avete fatto le trasmissioni, avete fatto le battute, guarda che luna, la luna è il nome dell'impresa, Roberto ah. la luna, guarda Ma che hai luna, capito? hai capito? Ho saputo da poco, invece lì sta andando, la, sta, luna, nel pozzo. la luna nel pozzo, qui c'è l'inaugurazione anche lì, come vedi, capito? Qualche ritardo ancora per la chiesa di Colle Alterrato e ho chiesto a Donaldino che è quello che, che praticamente è, 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 è Papa Francesco a Teramo eh certo. con tutto il rispetto, per il vescovo, Sette, no, lì, ma come mai? E eh, lì ci sono problemi col comune, però sai anche lì non tutti ci amano, è sempre profondo questo, mm -hmm. d'altra parte se stai se dalla cattedrale vuol dire che non sei un prete della terra, capito? Eh certo. E quindi anche lì non ci amano, ah, a parte è difficile essere amati in una parrocchia dove ci sono tante anime, per cui... Eh. Piero, ah ecco, dopo agevoliamo. Prove, manca una pubblicità. Eh, lo so, piano e piano alle 8 andiamo. Ma sì, adesso le 8 e 10. <ride> Scherzavo. In Viarno, da quando hanno fatto la rotonda dentro casa, non si respira altro che i gas di scarico delle auto. Oltre al rumore, ci vorrebbero i pannelli. Fate la richiesta, metteremo anche i pannelli. Ma poi e... le scalette, le han realizzate? non cominciamo, ricominciamo, ricominciamo. Le scalette, intanto abbiamo transennato. Ah, No, perché il sindaco disse, mercoledì cominciamo i lavori, eh, oggi sì. che giorno è? Beh, oggi è, è giovedì, giovedì, ma per eh. eh, Vabbè, però eh, l'ufficio stampa ci dirà quando comincerà. Mo ma. Fallo riorganizzare, un attimo. Scusa, Ancora non chiedevo, insomma. Dobbiamo pensavo. proclamare, dobbiamo eh. fare tre feste, una a uh, Valle San Giovanni per Cozzi, una a Varano per quegli altri due, una per Brucchi, tre feste. Mm. Eh, a appoggio conno per Mimmo Sbraccia, è giusto. L'unico che non fa la festa è Dodo. Perché? È eh, eh, fatto secondo. oh santo eh, Doveva essere il primo fatto secondo. Quindi vedi quante feste abbiamo. L'ufficio stampa ci dirà comunque: eh Mo, sì. dateci tempo! Ma piano 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 piano, tutto. dobbiamo fare riunioni col partito. Paolo dovrà dire: No, tan credi, Paolo Gatti. Gappi. Questi sono i miei. Chi, chi era quella signora di Roma, la Cornelia? Chi era? I Gracchi? Chi era? Questi sono i miei tesori. Presente i due figli, una riminiscenza. Ah, sì, sì, sì. Non mi ricordo chi era... Bo, bo, bo. Ma può essere se fosse la Corneli, un Corneli. avvocato. Eh. Ah, vabbè, sì. questo sì. Va. <coughs> vabbè, A quanto dire. pare arrivano sms nei quali sono ah. inseriti anche epiteti. <ride> Non è etico, voi dovete smettere di mandare le parolacce. Oh, le parolacce non se si dice, scrivono. E non le dovete scrivere sulle schede elettorali le ecco, parolacce. ma le hanno scritte ah, anche, se sì, così mi ha raccontato qualche scrutatore. Non facciamo non eh, no, 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 no. Non potete dire le parolacce. Non si dicono. Non si dicono, oh, perché E non ovviamente etico, non si scrivono. Non si scrivono, perché ecco. dopo le, le cose restano. Poi l'ufficio ecco. stampa dice perché è scritto, ecco. capito? Oh. Capito. E quindi non li possiamo mandare in onda se scrivete le parolacce. Dite la stessa cosa senza le parolacce, perché qualunque cosa può dire in tanti Nei modi. dovuti modi, bravo. Certo. Oh, oh, anche brava. le cose più brutte si possono brava. esporre brava. in maniera. Con un ricatta. sorriso. Con un sorriso. Eh, invece di arrabbiarci, però l'ha saputo dire. Eh, eh sì, Bravo. Mi fa il sorriso finto? Oddio! <ride> Brucchi ha vinto, vinto. mettetevi il cuore in pace. Buon lavoro, oh, Sindaco. Oh, eh smettiamo. Insomma. Eh. E la Miss Italia Abruzzo, finalissima. Siamo sicuri? Non era quella di prima, miss Abruzzo? Beh, io sì, so che però. Mh, Indaghiamo un po'. Fai. No, lo, Può darsi perché allora, nella precedente pubblicità c era, c era, era Miss Abruzzo, però mi sembra la seconda. Aveva no, so, uh, non... fatto seconda a Miss Italia. Qualcosa del genere. So, L'attuale so. non so, però io, ci darsi, informeremo. Ci se informeremo, informeremo. Se... Mamma mia, il signor sindaco a Teramo ha vinto perché Teramo una, è una frazione. Ah, se Teramo fosse stato un vero capoluogo di provincia dopo lo scempio che ha fatto per cinque anni, nemmeno lui si sarebbe votato. <ride> Brucchi sparla di Manola Di Pasquale, non si ricorda di quando era consigliere con il sub Mercedes il codice della strada per lui era un optional o di un suo assessore che frequentava locali notturni <coughs> dicendo di chiamarsi con un altro cognome. Questi sono gli... gli. Un attimo, gli questo è un romanzo, eh? suspense. questo è doppio invio, eh? Eh, sì, sì. 15 più 15. Un attimino che arriva al secondo Questi pezzo. Questi sono gli amministratori che, a te, che teramo frazione di Varano frondare la forcella merita. merita. <coughs> e quindi? E quindi niente. niente. È un Ma, Ma quelle stesse facce, chi le ha votate, gustate, la Ramani piace, Piazza mm. Garibaldi, le buche, i ponti rifatti due, due volte, volte eccetera. eccetera. <coughs> questo è normale. E non è finita. Perché mo che finirà tutto l'ipogeo, l'inaugurazione, intanto l'asfalto intorno all'anello Viale Mazzini è tutto frantumato. Se qualcuno ci vuole mettere qualche pezzo, ma che lo diciamo? Non sappiamo ancora. Qui servirebbe l'ufficio stampa: ecco. Dice, guarda, lo faremo non appena sapremo chi è l'assessore. Eh sì. Perché adesso viene il difficile: mo' già ha ja, vinto, vinto, scordiamoci, ho passato per cinque anni, mo' fai l'opposizione. Ma ora viene il bello: so che Maurizio Brucchi ha ordinato cinque giacche nuove. Ah, sì? Perché mo', mo come tira da qua, tira da là, ah. si straccia. Nardi, Sherry tre di Pineto c'ha anche, tre tre anche. Tre le misure XXL. Nardi, faccio il nome mio. Le giacche sono importanti. Ah, beh, ma Bruchi non serve la XXL. No, io parlo per me. Ah, no, ecco. no, no, no. No, no, pensavo. No, 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 no. no. Eh? Perché mo, hai capito? Mo Paolo tira, quello tira, quello tira. ti tirano? Mannaggia. E sarà un problema, sarà molto difficile. Eh? Oh, questo è uno stop di Via Stazio virtuale. Una volta c'era, però si è cancellato. Mo dice "Vabbè, mamma la vernice è finita". Diamo tempo, però c'è, insomma, l'importante è saperlo siccome quando si, si percorre verso Piazza del Cammine, eccola qua. Buongiorno, questa è un'avvocatessa che lavora in comune. C'è questa linea di arresto, non stop tutto cancellato. Quindi come facciamo? Oh, questi sono invece i lavori davanti alla nota gioielleria di Paolo, lavori bloccati perché? Perché lì stanno facendo uno scavo per uh, gas e acque. Eh, lo scarico delle acque, questi signori che hanno le telecamerine con i pennelli. Alz! Vedo là sotto c'è un buchetto. Per cui bloccati i lavori, cosa ci sarà lì sotto? Che ci sarà? che ci sarà? Metti che trovi un mosaico perché di qua, su questa via, a 100 metri c'è il famoso garage, vedi tutto bloccato eh sì. perché sotto hanno trovato. Che poi è strana questa via, 20 giorni fa il Ruzzo. Ha trovato un altro buco, che Ruzzo, dove scava, trova il buco. Eh sì. Però non ha trovato queste cose antiche. Lì sotto ci sono. C è, c è, forse c'è un altro pavimento, c'è qualcosa. Comunque, tutto bloccato in attesa, speriamo, entro tempi becco la ruspa, però voglio dire, questo nuovo edificio che va a completare via Savini all'inizio, quello va benedetto tutti questi nuovi palazzi, perché hanno avuto oh, tribolazioni da, quanti, da quando sono stati realizzati, La volta è bloccato perché c'era quello, cioè adesso che stiamo arrivando alla parte finale, è, questo è il famoso garage, guarda che copertura ha dovuto fare, perché lì sotto ci sono degli antichi, Antichi pavimenti, qualcosa di antico, però non si può vedere perché è privato. Come fai eh sì. ad andare là, capito? C'è allora un museo in casa. Ecco, è un fortunato. Lì ci vorrebbe un post dove dici: vuoi vedere le antichità? Citofonare qui. Eh la, sì. Si alza la porta, vedi a 100 metri tu giri, puff, e lì ci potrebbe essere un altro, un altro resto antico di Teramo. Eh. Che ne sai? sai? quale cose cambiano? Quindi è tutto fermo in attesa che questi signori col pennellino e la macchina fotografica ci diranno: puoi procedere, non puoi procedere, perché qui bisogna scavare tutta la zona e vedere cosa ci, sa, che ci sarà sotto. Quindi, Seguiremo e ne vedremo delle belle. Oh. Mm. E poi invece, già che ci sei, Pia, manda pure l'ultimo fascio e poi ci dedichiamo ai messaggi per andare in conclusione. E siamo, siamo ti ricordi la Beauty Farm? Te la ricordi? No, non te la ricordo. No, quella chiesa, e eh, ah. no, della, della scuola, che uscivano l'acqua con le, Eccolo. Ah, ci hanno sì, chiuso sì. la Beauty Farm. È vero, la Beauty Farm. l'acqua non esce più. Non esce adesso più. Adesso che era la temperatura giusta, non facciamo Niente. Non no. c'è più, il tubo sta lì, non esce più l'acqua con le alghe. Come mai? Eh, questo è un problema perché adesso c'era il momento giusto per farsi un, no, una, una cosa alla pelle Ma secondo me, ecco, qualche Beauty Farm concorrente con, bravo, bravo, ha bloccato bravo. tutto. Ha sentito la tua segnalazione? Che è successo? Che c'è il famoso tubo che portava l'acqua che è stato messo al, a cielo aperto e un vecchietto disse: Ma non è il caso che scavate. Sta in ferie, l'uomo che fa gli scavi, sono ah. passati due anni, queste sono le ferie che tu non... E aveva le ferie arretrate. Brava, è due anni che stai in ferie. Quindi che succede? Che qualcuno che è andato a tagliare l'erba, ha tagliato anche il tubo dell'acqua. Ah. Che sta lì, fa bella mostra di sé, però il fontanino, come si, vede, si vedrà ancora, non, da, non sgorga l'acqua. Per cui uno va là, fa una bella cosa di altalena e quando l'acqua non c'è. E quindi di fronte c'è... questo è il, il giardino e poi c'è la famosa fontana dei bambini che anche lì l'acqua, circuito chiuso non c'è più, no. quindi è pieno di sassi quella è una bella opera d'arte che è stata buttata così, anche questo giardino dovrà essere sottoposto a manutenzione, perché eh, vedi... Oh Insomma, no, della fontana Gaia no, non è rimasto ecco nulla. Que, questa è la fontana, c'è una tana... Ma mi sbaglio con la persona in costume. In, bravo, guarda ah, che no, luna. Quanto meno... ha che maglietta. luna. E quindi si è distratto l'operatore, invece di riprendere la fontana si è messa a far vedere il, il cagnolino, cagnolino che è certo, andato. lo vedi, lo vedi. E quindi in questa fontana è necessario... Fare un intervento, quindi, questa è la zona del ponte, eccola qua, tutta la ghiaia che saliva, perché i bambini hanno trasformato l'acqua che non c'è con la ghiaia facciamo eh sì. sabbia, eh e facciamo l'effetto sabbia sì. e ci hanno tirato la sabbia. Quindi, se qualcuno vuole rimettere in circuito un po' d'acqua e far giocare i bambini come una volta questa è un'opera d'arte fatta dall'artigiano della zona che insomma è una cosa bella, però è stato di abbandono evidente, quindi che se peccato. qualcuno andare. Vuole... Ah, chi lo diciamo? Non c'è l'assessore. Eh, no. Qui l'ufficio stampa eh. dovrebbe dire segnaliamo al eh, prossimo sì. assessore. Io credo che eh, quando ci sarà questa nuova eh, varro di questo sono... Ah, chi è? dobbiamo andare in pubblicità. Ah, in pubblicità però sarebbe carino se adesso entrasse eh, come a porta a porta ah bravo, Brucchi che ci dice ecco l'elenco del eh. sarebbe eh. simpatico non ti senti eh? no è finita spero di no va bene va, ah, va beh, bene sfoghiamo, sfoghiamo, dai, 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 e... poco, dai torniamo fra poco eh. oh. quindi sfoghiamoci dai su. però veramente qualcosa non lo so è eh, che ah vabbè ah, no. ah. Lascia, stare, lascia, lascia va, stare. Va bene. Allora, Ass allora dove eravamo rimasti? Vabbè, l'ufficio stampa l'abbiamo detto, via quella... Sta stata bloccata via San l'abbiamo detto. Giacomino di Pietro, San Nicola l'abbiamo detto. Che resta da dire? Gli che, sms. Eccolo qua. Ma quelle stesse facce, chi le ha votate? gustate, Ramani piace Piazza eh, Garibaldi L'abbiamo detto. L'abbiamo detto. detto. Ok, mi, e auguro mi auguro che Brucchi faccia fare corsi di edizione ai suoi consiglieri. È pietoso sentirli parlare. Però sono stati premiati. Beh. Non serve parlare, bisogna operare. Ecco. Mose, voglio dire. Il congiuntivo è una cosa delicata, Ma però scherzo. è stato dimostrato, lui sì che era un grandissimo uomo, e infatti faceva la scolarizzazione perché sapeva che il congiuntivo elettorale è una cosa delicata, però non serve, capito? I sei avrei, va bene su tutto, se Ma vai all'elementare i sei avrei ti bocciano. Ti mandano la differenziata. Sì, però se tu dici se avrei e poi fai i lavori, eh certo, meglio ma... se avrei. Bravo, che non eh, fare i lavori, capito? Eh, eh. capito? Alzo presto, solo il giovedì per Gustavo, che, capito? Che, ma sai che, quanti? Che soddisfazione! sai quanti? Che soddisfazione! Tante signore mi dicono salutaci, Gustavo. Salutaci, Gustavo. Ricordati ecco. degli amici. Ecco. Quindi non serve il congiuntivo, capito? Volevo no, dire alle no, La no. l'addizione sting, Strong, scherzo, questo è normale. È Volevo, fare? È, sono stati premiati, oh, ragazzi. Mm. Voglio dire, io vorrei, vorrei che fosse pubblica eh, la m, riunione o le, ri, fossero pubbliche le riunioni. Andare questo è un romanzo, oddio. Buongiorno, avevi ragione Gustavo quando dicevi attenzione la lampadina non funziona la fontana è rotta, ecco come hanno vinto poche spese e più voti però sono contento che a Teramo rimangano le buche per altri cinque anni però si è aggiunto qualcosa questo è il sindaco dei ricchi e dei raccomandati e degli ignoranti, inteso come gente che ignora ovviamente Sindaco dei ricchi, i ricchi non credo che Teramo sia una città di ricchi, da quello che vedo in giro mi sembra che sono scomparsi o che sono camuffati. D'altra parte Beh, voglio se dire. Se anche i ricchi a un momenti chiedono le morte. Se anche i ricchi piangono. Eh, io voglio dire una cosa, ma al di là delle percentuali che lo lascio a quelli che se ne intendono per davvero di politica sono quelli bravi. Non hanno fatto niente, però sono bravi a fare questi commenti. Adesso ricalceranno i lenzuolini, ricalceranno i bavaglini, ricalceranno l'organizzazione, ricalceranno i compassi, ricalceranno tutti. Perché è gente che non gode mai, capito? Non gode mai. Questi la mattina quando si alzano, sta a vedere le percentuali 0,1, 0,5, non gode nessuno. Se, facessi, se ognuno di questi facesse un po' di autoerotismo, ti è piaciuta questa? <ride> Non vi spiego cosa significa, però... Ma penso che... Si è capito? Sa meglio tutti. No? Allora, fare l'amore in Brasile costa 7 euro, 15 minuti. L'ha fatto vedere Titi TTK ieri sera. 7 minuti. Però hanno detto che i più precisi sono i giapponesi, perché a 14 minuti e 50 secondi si fermano. O, a, o è arrivato o non è arrivato. Perché dice no, no, eh no, 15 <ride> minuti, che non ci teniamo. Quindi voglio dire, lì eh, 7 euro, vedi c'è una svalutazione paurosa. Eh sì. Però hanno, fa hanno fatto un corso di italiano, inglese niente, giapponese niente, italiano, che eh sì. va tutta là, capito? Italia, all'over, questo è eh? Sindaco avanti auguri, avanti, eh. avanti, avanti auguri. Avanti Vorrei e auguri. che fossero rese pubbliche in streaming le riunioni per varare la Giunta. Quello sarebbe da avere eh in diretta. Eh, Perché beh. poi sai. Secondo ecco me qua. il messaggio dell'alcoltest non l'avete capito? Quando eh. è stato eletto quante cazzate ha detto contro Manola? Non l'abbiamo capito, tu credi che non l'abbiamo capito? Gustavo. Eh. Eh. <ride> Ma che dobbiamo sapere? Ma, Ma, Ma che vi credete che Ma sì? che pensate? Ma infatti che... a tutti. Sti comunisti, sinistroidi, Mancini dico tranquilli avete Alfonso Bravo. governatore d'Abruzzo con il portafoglio della zia. Ma gliete ha fatichi? O oh, gliete ieri. Iete, iete. Vabbè se uno ha la zia che ha la possibilità, eh chi vabbè, è che non è giusto. che non, è eh, ha a ah, chi, chi ah. ha? Scusate, devo fare una visita medica, vado a Piazza Orsini. <ride> se il giorno stabilito sì. Beh sì, perché no? Di Adesso i voti di sbraccio e di Berardino li gestiscono di Pietro e Dodo. Che vergogna, ma perché non si ritirano che fanno una bella figura? No, ma intanto può essere che a Giacomini tocca l'ingarico eh, certo. Perché se si è esposto vuol dire che, eh, sì. ah, se no, che si è esposto. Che a si si è esposto a, o ma portato. adesso che cosa fa Giacomino? Attenti. Niente, in attesa di ricollocazione. Ah, in attesa. Sì, 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 sì. Però insomma, ha fatto presidente Ruzzo, ha fatto credo direttore o facente funzione al, al consorzio. Mo' che gli fai fare il portabolico? Ufficio stampa di Brucchi? No. E quando finisce l'incarico di Cantagalli alla Tea? È, è in scadenza. Ah, è, scadenza. Tu, è in scadenza. No. Tu dici che potrebbe, no. tutti vogliono andare là? No, vabbè ma... Eh vabbè. Che ne sai? Che ne sai? Vedremo, tanto ormai l'ufficio stampa ce lo dirà. Ma sì. Ma Giacomini minimo di fare il presidente qualcosa oppure commissario mica lo puoi mettere a fare, che ne so, l'ufficio IVA Later, come lo vedi? l'ATER potrebbe andare bene però l'Ater dalla regione bravo, quindi... già è altro. però lui meno male ah è cioè, imparentato bravo stavo anche lì, eh vieni sì, da lì quindi dice vabbè vabbè ho scherzato, io mi trovavo a passare in via eh Scarselli e no, mi spiega no, che sai, non l'ho eh. fatto per controllare i voti ma ecco, sono sempre uno di voi ecco, sono no? un infiltrato un infiltrato speciale sì. vabbè. I rifugiati. I rifugiati politici buttano via il cibo che lo Stato fornisce loro quotidianamente, eh. non è adatto alle loro regole perché non si pone rimedio? Perché i rifugiati politici sono, fanno parte delle categorie protette. Come i pentiti che vogliono le. le pensavo le... che stessi dicendo come Panda. No, non so no, perché vero. Come, a... come i pentiti che vogliono le. le non la Comune Vasca da Bagno, ma gli Acuzzi Elettronica perché sennò smettono di pentirsi. Purtroppo <ride> oggi va così e sta venendo fuori, sta crescendo, e mi dispiace: una specie di guerra fra poveri. Perché? Perché i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre famiglie hanno problemi non basta 80 euro, allora qua da pagare i ticket, la paga, poi vedi che arrivano questi di fuori senza prenotazione, senza ticket, se fa le analisi, fa i raggi e ci dice niente. Allora un povero parla di famiglia che dice porco qua guarda quel ticket, dica -tick pagato per fare le analisi dello sangue a film, dice, ma perché chi se non baga? Quindi sotto so, un attimo, sta arrivando questa voglia di, di fare che c'è cioè, la nazionale, forza Pirlo! Vai vai, manda, eh. manda. Vabbè. ma che vogliamo fare? Vabbè. Che vogliamo fare? Che possiamo fare? Niente. Ai. Dottor Gustavo e Serena, buongiorno, buongiorno. Eh. Come dobbiamo fare per ottenere un'illuminazione, eh. una strada decente, visto che sono quasi 50 anni che ne facciamo richiesta. Eh. Datemi un consiglio, tasse tutte pagate, aggiungo anche che da 12 giorni che non passo a ritirare l'immondizia. Abito a Montorio il buon mano. Ah meno male, ma il cuore mi stava sussultare Montorio vai dal nuovo sindaco, una, vai là, eh, c'è l'ufficio stampa e chiedi a Montorio cosa deve fare facci sapere dove è questa zona, dove zona è. Dobbiamo cercare di, di risolvere di, il di, problema risolve alla signora. Problema. Possibile eh. che nessuno gli metta l'illuminazione? Eh no, non può essere, su, quando Vabbè, vediamo Vabbè. che possiamo fare. Gustavo. Sì, solo acqua. Quella? Ciao. Che cosa dire? Falli sfugare. Vabbè, dai. La vincita di Brucchi fa soffrire. Se volevate un cambiamento dovevate tutti votare. Lo vedi dove vanno a mettere la, il Capito? bistro di questo. Il bistro. Però io mi domando, ma se avessero votato tutti, ipotizziamo? Eh. Avrebbe vinto davvero Manola? Perché tutti danno per scontato che eh, se tutti. Però manca la... la prova! Eh, appunto. Ma Sono un terramon all'estero, complimenti per il sindaco Chaumet. Lo vedi? Lo vedi? Secondo me il messaggio test, l'abbiamo letto Va bene, questo? L'abbiamo capito, l'abbiamo ecco. capito. Secondo te, quale sarà la prima promessa che farà Brocchi la, la, la prima promessa sarà, siccome non ha, non, fatto togliere, non ha fatto togliere il manifesto meno zero all'otto non è che ci stanno l'Ottozzero a inaugurare. Eh vabbè, quello della Gamma Rana, svincolo della Gamma eh, eh, quello è un altro cavallo quello di battaglia. E sì, quello sì. sì. È l'arretramento della stazione, eh sì. è la, la conclusione dell'ipogeo, eh sì. lo svincolo della Gamma è una teleferica che dallo svincolo della Gamma Rana collegherà Teramo all'Università di Termo e Praditivo. Così finalmente la, la giostra potrà giura, girare. Dobbiamo rassegnarci. A vedere Brooke in giro per Teramo con la bicicletta, uff. Oh, e eh, poi ci sarà qualche altro bike sharing, no? Eh sì, Anzi, una bella corsa una in bella bicicletta. bicicletta. Io voglio fare una riflessione. Ah, in un eh. continente dove vincono i partiti nazionalsocialisti, noi votiamo uno dei pochi partiti che vuole restare in Europa. Cioè, come a dire, noi abbiamo la nomina di fascisti e razzisti. Fatti Ma i bambini. fatti li fanno gli altri. Una settimana dopo la BCE fa quelle manovre. Perché, Perché? FIFA? Perché? Perché in effetti adesso le banche dovrebbero regalare i soldi, però non succede perché un... Allora il discorso è molto lungo. Da quando c'era quel signore con il Loden, le banche sono state rifornite di soldi a Palate, però dopo vedete si comprano la Terca se c'hanno problemi, l'usura, le cose. Vi auguro di non avere mai un buffo con la banca, perché è meglio avere con un amico che presta soldi che con la banca, perché la banca... Ti distruggi, non fai in tempo a uscire che ti mettono l'ipoteca. Che non è un francobollo. Spero che gli eletti consiglieri, gli stessi degli ultimi 5 anni, questa volta prima di cominciare a governare la città, facciano un corso eh, di lezione di estetica. Eh, l'estetica non se si può sentire, non se può guardare. Eh. L'estetica quella è una cosa etica. Eh, però il secondo messaggio già che sottolinea il discorso della dizione. Gustavo, la parcondice è finita, possiamo parlare, ma parlare mo non serve a niente. Noi continuiamo, non è che non serve a niente. E ormai le cose, le bocce sono state bocce ferme, quindi ma avete visto che è schifo intorno all'area dove si è svolto il concerto: eh. bottiglie di vetro, di plastica, bicchieri di plastica, cartacce, rimanenze di cibo ed anche due siringhe vicino al cancello dell'elettrauto. Ma la TEM dov'è? Eh, al solito, vostro eh, ma sì, se il cancello è chiuso, chi viene a raccogliere? Eh. Poteva evitare il sindaco di dire che ha vinto perché i suoi avversari erano dei buffoni? poteva evitare Poteva evitare, probabilmente sì. Ma credo che sia stato messo a rosto parecchie volte, non è una difesa d'ufficio, durante la campagna elettorale, quindi quella sera probabilmente è scattata una, è scattata sorta una specie di, di rivalsa per dire ho vinto, anche se per un punto però è venuto fuori quello che, fu... che poi voglio dire è stata una campagna, le avevo detto ti ricordi tu andasti a fare un servizio a Pescara per i fratelli d'Italia e ti dissi che clima hai avuto e tu non mi piace, e io dissi non mi piace questo clima, è troppo velenoso avvelenati i pozzi e in effetti di tutto si è parlato soltanto del privato, non, non serve a niente, perché all'inizio qualcuno gode, ci viste cadette con l'ode con l'ide, dopo nel piccolo si riflette, dice, eh, però se scoprono, capito? Non serve andare sul privato, deve restare il privato. Bisogna parlare su, sul fatto di ridare il ruolo di capoluogo a Teramo. Guardate Ruffini, che fine che ha fatto. Capo di gabinetto alla regione. Hai capito? Bravo Claudio, ti ricordi? Bravo, bravo. Quando faceva gli spot a pagamento provincia di Teramo e parlava, parlava. Su c'è un ufficio stampa. A proposito, l'ufficio stampa la provincia, ma che fa? E che fa? Eh, la provincia non c'è più. E però c'è comunque. Tu dici che... Ma sì. Lo rinforzano. So ce ne stanno tanti, eh? Sì. Sono tre o quattro sull'ufficio stampa. Addirittura. Eh, sono un po' a contratto al termine, un po' addetti, con l'uso e corrotta. Ui, 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 ui. Teramo una città con l'uso e corrotta. Mamma mia. Pilupilu pilu <ride> per tutti, <ride> eh. navi cariche di pilu e non immigrati che sprecano anche il cibo che gli doniamo. Sì, ogni tanto buttano le buste, lo allora, fanno per un problema, voglio sperare che sia solo per un problema di carne e religione, però anche la distribuzione dei pacchi, secondo me, va rivista perché quando vai a prendere il pacco e vai con la Mercedes. Qualcosa non funziona, mm. Ma per i soldi di chi ha lavorato con Coppa, sapete qualcosa? Coppa chi? Chi che... la Coppa Interamnia. Ah, può essere. o la Coppa. Si rifà la Coppa? Ah, sì, sì, forse la Coppa Interamnia. La Coppa Interamnia. Beh, Se arriveranno eh, chiedete, forse. Chiedete a chi gestisce eh, sì. la Coppa. Bruc, eh. mica fa la Coppa Pur la Coppa Interamnia fa. No, no, no. No, no. No, no. Chierete, Tutti alla fiaccolata per Leonardo Paolini, è giusto, ore 20.30, a piazzare l'università con le palco. Questa è l'altra faccia della medaglia della nostra realtà. Mm. So, abbraccio la mamma. Sì. Viva Le penne. Le Pen le as, bic, le as... <ride> No, Penso che si tratti del presidentissimo. Se vinceva Manola, era sindaco della città. La città. E infatti, era sindaco di Lerma, ma non ha vinto. <ride> Se vinceva, se si candidava, se se se, se Sassassi. no non ne aveva quattro, era un flip. <ride> <ride> cattivi, cattivi. Bungiardoni. 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 Allora. Non ce la facciamo a mandarli tutti quelli che sono arrivati. No, cioè, assolutamente no, abbiamo già sforato oltre 5, oltre 5 minuti. la recupereremo. Che dire, adesso che possiamo dire. pensare: veremo finalmente liberi. Che, che, pazienza, che pazienza, 40 pazienza. giorni no, mia, di, più, 40, di più senza Sta, poter parlare di fare. È stata lunghissima questa. lunga lunga. Però mo, le soddisfazioni sono tante. Perché dopo capisco. Uh, Piero 5 secondi. Adesso il gusto qual è? Vedete questi che arrotano, capito? Perché. Arriva Eddie Otto, se sotto il traguardo alzi le mani, ha, fa cioè, ha, ha fatto prima, eh, ha fatto prima sì. capite Quello è mo'. Il mo' 5 anni, è dura? Eh? È dura? Tu alzi le mani, che le neva. però? Insomma, adesso ci resta. Di, di Questa settimana non è finita così. La prossima cominceranno le riunioni. Eh, io mi piazzerò sotto piazza Orsini. Mi piazzerò sotto piazza Orsini per vedere quanti nostri eh, politici usciranno con le giacche stracciate eh, perché tirate qua, tirate là imperturbabile Dodo camminerà col sigaro, lì sotto dirà allora io potrei... The cat is in the sack when <ride> you have not the cat in the sack. È Forza Italia si può dire? Perché eh sì dai diciamo, eh, soprattutto perché ammesso che fosse Forza Italia non siamo in par e si può dire Però non va vai. lontano eh. La nazionale dice: ah, eh, No, no, assolutamente. Buona domenica, se buon fine me. settimana. Se cerchiamo di sorridere tanto, Ma quello ci rimane. Eh, Questo eh, non lo possono tassare. Vedrei la partita anche se a mezzanotte. Se, sicuramente. Oh, vi ricordo che dovete pagare l'IMU in attesa della Stasi entro il 15. Poi faremo la compensazione, capito? No? Ma non è una legge che ha fatto Brucchi, l'ha fatto l'uomo di Firenze e non solo lui, anche quelli di prima. Capito? Però ha dato 80 euro. Ah, 80 euro. Ora le tolgono però pane eh. che ci sta la voce. Vabbè, Vanessa, la stiamo facendo. Forza Italia! E vai! E vai! In Paesi Civili a questo suono si si alza in piedi, poi invece sta la scherzetta.